Il 9 febbraio presso la Regione Lazio è stata presentata la Biblioteca Alessandro Liberati. Per le istituzioni regionali, oltre al presidente Nicola Zingaretti, hanno partecipato il direttore della Direzione Salute, Floride Grassi, e Alessio D'Amato, della cabina di regia del Sistema Sanitario Regionale. In apertura, Marina Davoli e David Tovey hanno ricordato Alessandro Liberati, uno dei fondatori della Cochrane Collaboration, cui è dedicata la Biblioteca Medica Virtuale del Lazio. I remember about him is that he was so engaging, so human, as well as being intellectually rigorous and a great collaborator. Per Marina Davoli, il rigore si declina anche mettendo a disposizione una guida all'analisi critica delle conoscenze. La letteratura secondaria e open access di qualità rende molto meno necessario l'accesso alle fonti primarie, cioè per titoli di singoli, e spesso peraltro quelli di buona qualità, come vedete, sono open access. Rende però sempre più necessario disporre di una guida all'analisi critica delle conoscenze che questi studi portano. E rende necessari strumenti che aiutino ad utilizzare le buone conoscenze al letto del malato. Nicola Zingaretti, nel suo intervento, ha spiegato perché uno strumento come la Biblioteca Alessandro Liberati può essere molto importante. Perché è importante la biblioteca virtuale? Sto detto ora. In primo luogo perché io credo che nell'era del web moderno che è la certezza delle fonti, anche per orientare il comportamento dei cittadini e degli individui. Io, che ho avuto la bontà o la pazienza di seguire un po' le mie vicende istituzionali in tutti i 10 anni, sono sempre stato un fan delle grandi opportunità che la rete dà per lo sviluppo del territorio e anche lo sviluppo della nostra società. Facilitare l'accesso alle nozioni attraverso uno strumento agile può far la differenza. Sapere dove trovare un tema o valutare o approfondire una questione attraverso l'offerta di un luogo certo e di grande qualità migliora anche nel micro la possibilità di essere informati e formati, e questo è molto importante in un tema come quello della sanità. E infine, non da ultimo, ma anche questo va detto, contribuisce a fornire alla rete delle ASL regionali una unica porta di accesso alla selezione delle nozioni e della ricerca e della scienza. Quello che noi vorremmo fare però alla fine è quello di sorprendere i medici, gli infermieri, i dirigenti sanitari, facendoli capire che sono legati in una rete che coinvolge tutti i ricercatori del mondo e tutte le persone che a tanti livelli nel mondo si occupano di assistenza ai pazienti. Infine, l'ultima parola sulla quale vorrei richiamare un minimo di attenzione è quella della partecipazione, perché è innegabile che qualsiasi progetto di questo tipo può avere successo soltanto se questa biblioteca viene frequentata e viene animata dalle esperienze, dai commenti, dalle suggestioni, dall'attività, dalla presenza delle persone che lavorano nella sanità della regione. Idealmente dovrebbe coinvolgere anche i cittadini, perché non c'è sanità moderna in cui il dialogo tra chi progetta, eroga l'assistenza e chi poi ne fruisce non sia continuamente attivo.